Buongiorno, sono Sabrina Giovanella di Ghilli Antichità e quest'oggi vi voglio presentare una coppia di sculture realizzate in marmo bianco di Carrara dell'inizio del 1800. Si tratta di due figure di leoni sdraiati su una base rettangolare, opera di un artefice ignoto che si è però chiaramente ispirato allo scultore neoclassico Antonio Canova e ai suoi celebri leoni posti all'ingresso del monumento realizzato alla fine del Settecento, nel 1787, da Canova in Basilica di San Pietro per il Papa Clemente XIII. All'ingresso della tomba Canova pose queste due figure di straordinaria bellezza che ebbero un immediato successo, a tal punto da diventare oggetto di una vasta produzione di manufatti in marmo, in bronzo e di souvenir destinati ai turisti in visita alla città eterna per tutto il 1800. Probabilmente fanno parte di questa produzione anche le nostre due sculture che sono elegantissime in marmo bianco di Carrara, come dicevo, e per la spontaneità della posa, la resa plastica, hanno un aspetto estremamente rassicurante. Nonostante queste figure siano state poste e concepite come simbolo della forza e come allegoria della forza e di protezione, sono figure rassicuranti. Questi leoni dall'aspetto sonnecchiante sono veramente piacevoli. Le abbiamo acquistate in una collezione privata di una famiglia milanese, si presentano in buono stato di conservazione, compatibilmente alla datazione del primo Ottocento, presentano qualche minimo segno di usura, sbeccature a livello del basamento e qualche restauro conservativo in corrispondenza del dorso e della coda di uno dei due leoni.